Noi siamo al volley maschile con Perugia che festeggia lo scudetto dopo aver battuto in gara 4 Monza. Vediamo il servizio di Maurizio Colantoni. Un giro tondo per festeggiare il secondo scudetto della storia. L'ispirazione per un vincente come Angelo Lorenzetti da una canzone di Giorgio Gaber cantata dal coach più vincente in settimana. Perugia stravince a Monza, ricuce sul petto lo scudetto e la prossima stagione giocherà sul campo tricolore e soprattutto tornerà in Champions League. Una squadra di leoni guidata dall'MVP Simone Giannelli e da un Wilfredo Leon che saluta così la sua Umbria con il successo più bello dopo tanta sofferenza, lo scudetto ed il poker di Perugia. Volevi lo scudetto e lo scudetto è arrivato a Perugia. Sono arrivato e c'è stata la bandiera nel palasestro nostro al Palavardo. Leo va via ma va contento perché ancora se sarà lì per il prossimo anno quando non sarò la bandiera dell'Italia sul campo. Mi auguro tantissime vittorie ancora per Perugia, tantissimi trofei. Vi lo dovete godere perché lo so che avete una squadra per farlo. Io mi sono provato per 6 anni, al 6° anno ci sono stato più che contento, non posso chiedere di più. Cosa lasci a Perugia? A Perugia adesso che lascio, secondo me, prima di tutto il trofeo, tante persone che hanno stato con me nei momenti brutti e quelli che hanno stato nei momenti buoni, che posso dire, momenti buoni l'avranno tutti. Aspetto che continuate così, perché non è solo di un giorno, è proprio di tutto un anno. E di tutta la vita dobbiamo sopportarci sempre. Noi siamo giocatori e prima di tutto siamo esseri umani e questa è la cosa che voglio lasciare a Perugia. Gli Umbri vincono il secondo tricolore della storia, erano già riusciti in questo obiettivo nel 2018. Francesco, ma direi una Perugia davvero che ha saputo tirar fuori un grande gioco organizzato, si è sbarazzato di Monza che è stato un avversario davvero molto ostico. Un gran poker di vittorie dalla Supercoppa con Civitanova, il Mondiale per Club, Coppa Italia proprio appunto con Monza e Scudetto, quindi una stagione da incorniciare, e ha ritrovato proprio Leon che abbiamo appunto ascoltato nel momento più importante, in gara 3, nella parte finale con le sue battute vincenti. E poi oggi una gara 4 davvero straordinaria. Lui che è venuto da un infortunio terribile l'anno scorso e è stato vicino, ha avuto delle persone proprio a Perugia che gli sono state vicine, quindi lascia un bel segno, lascia uno scudetto, visto che andrà in Polonia l'anno prossimo. Per il femminile a festeggiare